Ben ritrovati a tutti. Ebbene sì, finalmente è arrivato il momento tanto atteso delle vacanze, ma prima di andare in vacanza vediamo un altro bellissimo confronto tra due bellissime scarpe, la RC2 e la Boston 8 dell'Adidas. Entrambe sono della famiglia di Zero, quindi neutre e molto leggere. La RC2 pesa 213 grammi nella versione maschile, nella mia misura che è una taglia 44, e la Boston 244 grammi, quindi la RC2 è un po' più leggera. Il drop è di 10 mm sia per la RC2 che per la Boston. L'altezza della scarpa non è la stessa, infatti la RC2 è 24 mm sul tallone e 14 mm sull'avampiede, mentre la Boston è 29 mm sul tallone e 19 mm sull'avampiede. Per cui la RC2 usa meno schiuma, specialmente sulla parte centrale del piede, la differenza è di circa 5 mm. Relativamente alla suola, la RC2 usa una gomma che comunque offre un buon grip su diverse superfici di allenamento, sull'asciutto e sul bagnato, mentre la Boston usa la mescola Continental che già conosciamo e la suola si estende anche un po' di più che nella RC2, garantendo quindi un grip superiore in tutti i casi, anche sul bagnato, rispetto a quello della RC2. Entrambe le suole mi sembrano comunque abbastanza resistenti, anche se quella della Boston, a mio parere, usando la Continental, ha una durata superiore. Passando all'intersuola, la RC2 usa la nuova schiuma Light Strike che garantisce una buona ammortizzazione e reattività più leggera della classica schiuma Boost usata generalmente da Adidas e favorisce una transizione del piede molto veloce in fase di ullata senza rinunciare però al core. La schiuma Light Strike in questo caso si estende un po' tutta la Boston invece usa un'intersuola composta per la maggior parte della classica schiuma Boost, specialmente sull'area del tallone, e con un leggero strato di schiuma Light Strike che si estende di più sulla parte dell'avampiede e poi si assottiglia un po' la scarpa. Questa combinazione di schiuma rende la scarpa più versatile, in quanto l'appoggio di tallone è sicuramente più confortevole grazie all'ammortizzazione garantita dalla schiuma Boost, e la reattività in fase di spinta è garantita dalla Light Strike sulla parte dell'avampiede, che è comunque più rigida e più reattiva. Sicuramente tra le due in termini di fluidità durante la fase di transizione dell'appoggio ho preferito la RC2, ma la Boston ha lavorato molto bene in termini di riduzione della fatica durante gli allenamenti, specialmente quelli un po' più lunghi e veloci. In termini di durata dell'intersuola e quindi della schiuma Light Strike, ho fatto circa 70 km con la RC2 ed è ovviamente ancora come nuova. Con la Boston ho fatto circa 50 km, per cui non posso ancora giudicare, ma direi che avendo già provato e usato per più di 300 km la schiuma Boost nel modello Adidas Tempo, in termini di durata è sicuramente molto buono. In termini invece di versatilità, mi sono trovato molto bene con la Boston, in quanto anche a ritmi più lenti mi ha garantito un comfort migliore che la RC2, e a ritmi più lenti non è affatto confortevole, specialmente se si appoggia di tallone. Tutto al fatto che la schiuma Light Strike non è così morbida come il sistema di torsione è molto leggero nella RC2 per contenere il peso della scarpa e funziona bene in termini di stabilità anche in curva, dovuto al fatto che si estende anche sull'area dell'avampiede. Sulla Boston il sistema di torsione è più strutturato e si estende maggiormente sull'area dell'avampiede, per cui oltre a garantire una stabilità migliore anche nella RC2 ci supporta meglio durante l'era. Per cui se state cercando una scarpa un po' più stabile che vi possa aiutare durante allenamenti più lunghi, anche le gare più lunghe, allora la Boston è sicuramente tra le due in questo senso superiore. L'area del tallone si estende con una larghezza più o meno la stessa in entrambi i modelli, di circa 8 cm, e in termini di stabilità perché a terra di tallone la superficie di contatto direi quindi che è la stessa, ma la Boston essendo più alta e avendo una schiuma più morbida garantisce sicuramente un comfort migliore. L'appoggio di tallone con la RC2 non è proprio un'esperienza che definirei confortevole, dovuta alla schiuma Light Strike e anche alla quantità ridotta utilizzata. Sulla parte posteriore del tallone entrambe le scarpe offrono una superficie protettiva molto comoda che non arreca alcun fastidio, anzi favorisce il comfort, che è davvero molto simile se non lo stesso in entrambi. L'unica differenza è che nella Boston c'è un rivestimento esterno penso estetico, dove la scritta Boston è divisa tra il piede sinistro e il piede destro. Sinceramente ne avrei fatto anche a meno per contenere il peso della scarpa, che comunque si sente un po' più pesante rispetto alla RC2, ma comunque esteticamente non è male, anche se preferisco scritta un po' più. Relativamente alla tomaia, entrambe le tomaie sono molto leggere,
anche in giornate calde il piede respira molto bene. In termini di leggerezza, la tomaia della Arsisu mi è sembrata più leggera e meno fitta come maglia rispetto a quella della Boston, e per cui probabilmente meno resistente, ma un po' più traspirata. Per quanto riguarda la calzabilità, entrambe le tomaie calzano molto bene, davvero molto bene, avvolgono molto bene il piede come piace. Passando al prezzo, il rapporto qualità-prezzo è ottimo per entrambi i modelli. La Arsisu si può trovare sul mercato con prezzo intorno agli 80-90 euro e la Boston 8, visto che è uscita la Boston 9, attualmente si può trovare sullo stesso range di prezzo della Arsisu. Relativamente alla durata, direi che la Arsisu è abbastanza minima e leggera, per cui non c'è da aspettarsi tanto in termini di durata. La Boston invece, considerando la quantità di suola e di schiuma utilizzata e la maglia della tomaia più fitta, sicuramente più resistente e può essere usata come scarpa da allenamento quotidiano. I lacci sono della misura giusta in entrambe le scarpe, tradizionali in entrambi i modelli, ed il sistema di fissaggio funziona bene nella Boston, ma mi sono trovato meglio con quello della Arsisu, che blocca meglio il piede grazie al disegno differente del sistema di bloccaggio delle lacci. L'estetica è molto bella e le colorazioni disponibili sono belle per entrambe le scarpe, ma il design della Arsisu mi piace un po' di più perché è un po' più comodo. Per entrambe le scarpe la calzabilità è davvero perfetta, prendendo la stessa taglia per entrambi i modelli. Non ho avuto problemi di calzabilità sulla parte dell'avampiede, che non è troppo lungo né troppo largo, semplicemente perfetto, anche per un piede come il mio è abbastanza magro. Le linguette sono differenti, comunque entrambe tradizionali con un soffietto, e tra le due quella della Boston è più leggera, poco imbottita e garantisce un buon comfort proteggendo il collo del piede. A mio parere avrebbe potuto estenderla un po' di più, mi sembra un po' al limite, forse anche un po' troppo comodo. L'imbottitura è migliore nella linguetta della Arsisu, che garantisce un miglior comfort, ma sicuramente più pesante e meno traspirante di quella della vostra. Tra le due comunque preferisco quella della Arsisu in quanto più confortevole. Se dovessi consigliare uno dei due modelli, ovviamente la Boston la consiglierei per run di livello intermedio, per qualsiasi tipo di allenamento anche quotidiano, ma anche in generale per tutti i runner che non siano troppo pesanti, però in quanto ricordiamoci che pur sempre una scarpa leggera della famiglia Adizero. In allenamento è perfetta per allenamenti lunghi e anche veloci, in quanto è una scarpa molto versatile. Per le gare la userei a partire da una 10 km fino ad un anno. La Arsisu è una scarpa che mi sento di consigliare a run di livello intermedio, soprattutto per allenamenti veloci, adatta anche per la pista. Per le gare la userei a partire da 5 km fino alla mezz'ora, ma non per ora. Per cui, concludendo, entrambe le scarpe sono molto leggere, tra le due per allenamenti in pista più corti sceglierei sicuramente la Arsisu, per allenamenti veloci più lunghi sceglierei la Boston, grazie alla sua. Detto questo, direi che è tutto. Vi ricordo di lasciare un like nel caso in cui il video vi fosse piaciuto, di iscrivervi al canale così che potremo soffrire della nostra community per vedere altri articoli da Rani. E vi auguro a tutti una buonissima vacanza e ci vediamo presto. Ciao.